lezione. Abbiamo una turbina a gamma, quattro pale, in realtà abbiamo anche a che fare con dei profili, dei corpi di spessore sottile immersi all'interno della nostra corrente che scambiano azione con la nostra corrente. È inutile porci un po' il problema degli angoli cinematici, gli angoli geometrici, eccetera. Affrontiamo il progetto della macchina facendo ricorso alla teoria alare. Quindi vogliamo che ci sia un certo scambio di azione tra fluido ed un profilo alare immerso nella nostra corrente. Sappiamo che si genera una portanza, si genera una resistenza. Abbiamo visto a lezione che questi si compongono in una risultante F. La componente di F lungo la direzione periferica è quella che effettivamente dà la spinta alla pala e quindi permette lo scambio di potenza. Legando tra di loro l'approccio leoriano e l'approccio aerodinamico, in particolare abbiamo visto che dovremo utilizzare un profilo montato in schiera in maniera da avere, di darci un certo coefficiente di portanza che moltiplicato per la solidità della schiera soddisfa questa relazione, pari a quella relazione, che fondamentalmente, a parte l'angolo di attrito, possiamo ricavarci dai triangoli delle velocità che abbiamo appena costruito. In particolare adesso ci conviene ricavare la W infinito, media tra la W1 e la W2, l'angolo beta infinito, dopodiché ipotizziamo un valore per l'angolo di attrito lambda, condizioni di progetto, noi ovviamente monteremo i profili in maniera da che siano, che lavorino nelle condizioni più efficienti possibili, quell'angolo in genere è molto piccolo, inferiore a un grado, noi assumeremo lambda uguale ad 1, quindi saremo in grado di calcolarci il valore del coefficiente di portanza che deve avere il profilo montato in schiera per la solidità. Notate, non mi ricordo se la lezione l'abbiamo stressato, lo facciamo adesso. Questa relazione ci esplicita quello che abbiamo detto tante volte. Più aumenta la solidità, cioè il rapporto L su T, più a parità di corda, quindi vi facciamo diminuire il passo, andiamo a mettere tante pale, meno portanza ogni singola pala dovrà assicurarci. Meno pale mettiamo, più le distanziamo tra di loro, più la potenza che vogliamo scambiare sarà deputata, aumenta l'aliquota di potenza scambiata per ogni singola pala, più dovremo avere coefficiente di portanza da ogni singolo profilo, quindi più sarà caricato il profilo. Ora, cominciamo innanzitutto a valutare la W infinito. Quindi cominciamo a costruirci la capacità di la W infinito è la media tra la W1 e la W2. Rispetto alla direzione periferica, la componente meridiana ovviamente è pari proprio alla C, alla C con M, all'altezza del triangolo delle velocità. La componente periferica è la semisomma delle componenti periferiche della W1 e della W2. Beta infinito, come al solito, componente meridiana, la tangente di beta infinito è il rapporto tra la componente meridiana e la componente periferica. Quindi, a partire dai triangoli delle velocità che già ci siamo ricavati, possiamo andare a esplicitare i valori che ci servono.
detto, è sempre la stessa. La componente periferica, medio al secondo. Raggio interno 7,6 metri al secondo, raggio esterno, no, scusami, raggio medio 14,3, all'apice è 20,6 metri al secondo, beta infinito in gradi, 21 gradi a mozzo, 17,6 gradi alla mezzeria, 12,5 gradi all'apice. Il valore della W infinito, il modulo vale 8,86 metri al secondo a raggio interno, 15,03 alla mezzeria, 21,1 all'apice della pala. Cancello questo triangolo delle velocità, manteniamo solo quello a raggio, manteniamo quello a raggio interno. Abbiamo detto che dovrà essere verificato il coefficiente di portanza del profilo in schiena per la solidità, ovvero il rapporto tra la corda L e il passo pallare T, pari a due volte la variazione della componente periferica delle velocità tra il porto di passo e il porto di uscita. Io qui sto riportando la variazione della velocità relativa, macchina assiale, bla 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 bla, è uguale a delta C con U. La variazione delle componenti periferiche in modulo sono gradoni uguali se ragioniamo con le velocità assolute o con quelle relative. Per seno di beta infinito fratto due volte la W infinito per il seno di beta infinito meno lambda. Per l'angolo di attrito, al momento facciamo questa ipotesi, assumiamo lambda espresso in gradi sessagesimali pari a un grado per tutte e tre le linee di corrente, poi verificheremo che la nostra assunzione è corretta. Possiamo calcolarci a questo punto quanto deve valere questo prodotto. Coefficiente di portanza per solidità della schiena, andiamo a sostituire, abbiamo 1,03 al raggio interno, 0,39 al raggio medio, 0,22 al raggio esterno. A questo punto, se facciamo delle ipotesi sulla solidità, possiamo ricavarci il coefficiente di portanza che deve essere garantito dal nostro profilo. Ora, per quanto riguarda la solidità, in genere queste macchine hanno una solidità all'incirca pari ad 1. Rapporto tra corda del profilo e passo palare. Ora, non è detto che sia sempre così, però a volte è desiderato far sì che quando le pale, visto che è una turbina Kaplan, le pale sono calettabili, possono ruotare attorno a questo perno, può essere desiderato fare in modo che ogni pala
che le palle, quando vengono messe in posizione di massima chiusura, vanno a ricoprirsi in un altro in maniera da chiudere il passaggio dell'acqua attraverso il canale. Quindi c'è una doppia chiusura che può essere realizzata sia sui condotti statorici, il distributore Fink, quando le valve vengono portate a battere, appoggiarsi l'una sull'altra, e lo stesso si può fare su, per quanto riguarda le valve campo. Questo che significa? Cerchiamo di fare uno schizzo. La mia cava e la mia pala, supponiamo di stare al raggio interno, una vista della pala dal raggio interno. Questo difatti è all'incirca pari alla corda L del profilo. Se io la faccio ruotare in maniera da metterla tra virgolette in orizzontale, ogni pala andrà a ostruire sulla sua circonferenza, facendo riferimento alla circonferenza in cui ci muoviamo, un arco che sviluppa all'incirca la lunghezza della corda stessa. Siccome la distanza tra una pala all'altra è proprio pari al passo palare, le pale si ricopriranno tra di loro se L è maggiore del passo palare T. Quindi se vogliamo che appunto le varie pale vadano a ricoprirsi tra di loro quando sono in posizione di massima chiusura, dobbiamo avere una solidità maggiore di 1. Io in questo caso ho imposto al raggio interno, e adesso proseguiremo i nostri ragionamenti solo per il raggio interno, ho imposto una solidità pari a 1,1. Il che significa che adesso che al raggio interno L su T deve valere 1,1, quindi il coefficiente di portanza del profilo messo in schiera sarà 1,03, lo siamo calcolati prima, diviso 1,1. Dobbiamo montare in schiera un profilo che ci dà un coefficiente di portanza pari a 0,94. Questo al raggio interno, eh? Ora, sempre al raggio interno, il passo palare T, possiamo in realtà già calcolarlo, perché è 2 pi greco raggio interno fratto numero di pale Z, il numero di pale Z l'abbiamo fissato fin dall'inizio pari a 4, quindi abbiamo al raggio interno un passo palare pari a 393 mm, avendo fissato una solidità pari a 1,1, abbiamo che la corda del profilo a raggio interno sarà pari alla solidità per il passo palare, ossia pari a 432. Ora quindi questi dati li abbiamo, facciamo un'approssimazione, anche questa poi la verificheremo alla fine. Visto che stiamo progettando una
Kavlan a quattro pale, dove effettivamente il numero di pale è basso, la turbina è molto permeabile dal punto di vista del flusso. Trascuriamo l'effetto schiena, che fa sì che il coefficiente di portanza dipenda non soltanto dal profilo e dall'incidenza del flusso sul profilo, ma dipende anche dalla solidità e dall'angolo di calettamento della schiena. E ragioniamo come se appunto la portanza dipendesse solo dalle caratteristiche del profilo isolato. Quindi noi adesso dobbiamo cercare un profilo che ci assicuri, quando è investito con una certa incidenza, questo coefficiente di portanza. Tra i vari profili che si utilizzano per le turbine idrauliche, facciamo riferimento ai profili tedeschi della serie B. Lezione all'inizio del corso, mi riporto di nuovo qui. Questi sono alcuni profili che si possono utilizzare per le turbine idrauliche, non solo. Queste sono le polarity dei profili che abbiamo visto prima. In ordinate c'è il coefficiente di portanza, in ascisse c'è il coefficiente di resistenza. Queste sono le polari riferite al profilo isolato con allungamento infinito, che è quello che interessa a noi. Vi ricordo che l'allungamento è il rapporto tra l'estensione della pala e quella che è la corda stessa del profilo. Nelle turbomacchine voi dovete utilizzare sempre le polari riferite all'allungamento infinito. Ci serve un coefficiente di portanza di poco superiore a 0,9, quindi siamo qui. Cerchiamo di scegliere il profilo che ha l'efficienza migliore. Io ho scelto il primo, il GOSE 182, che è un profilo che appunto è capace di darmi un coefficiente di portanza 0,94 con un coefficiente di resistenza piuttosto basso, di poco superiore a 0,01, quindi ci dà buone performance. A raggio interno quindi utilizzeremo questo profilo, il GOSE 182, il secondo della prima linea, per intenderci, quindi un profilo piuttosto affusolato. Potrebbe essere troppo affusolato forse per il raggio interno, lì poi gli strutturisti ci dovranno dire se è capace di reggere le sollecitazioni a cui la pala è sottoposta oppure no. Nel caso si può andare su profili un po' più tozzi, un po' più robusti, tipo ad esempio questo, questo e così via, un po' meno performanti da un punto di vista aerodinamico, ma appunto più robusto dal punto di vista della capacità di reggere le sollecitazioni a flessione. Qui sono riportate le coordinate dei profili, in particolare sono come al solito sempre dimensionalizzate rispetto alla corda, quindi andiamo da x che va da 0 a 100. Nella prima riga la dimensione dell'estradosso, seconda riga la dimensione dell'intradosso. Quindi per intenderci, nella prima riga sono riportate le y che ci dicono quanto è alto l'estradosso. Nella seconda riga sono riportate le y che ci dicono quanto è alto l'intradosso rispetto a un piano su cui si appoggia il profilo stesso. In maniera dimensionale, dimensionalizzate queste y, queste frecce rispetto alla corda stessa del profilo. Un dato che ci interessa, e lo facciamo e lo rimarchiamo subito, che ci servirà da adesso, da poco. Il profilo che abbiamo scelto presenta una freccia massima dell'estradosso pari all'11,2% della corda, posizionata al 30% della corda.
Perché ci interessa questo campo? Perché? Per questi profili, il coefficiente di portanza può essere calcolato, vi ricordate, per i profili sottili lontano dallo stallo, nei punti di massima efficienza, il coefficiente di portanza dipende dall'incidenza del flusso. Quindi per noi dipende dall'angolo formato, in questo caso, tra la doppio V infinito e la corda del profilo, non la tangente al bordo d'ingresso, ma per questi due profili si fa riferimento alla corda, e per il profilo che abbiamo scelto noi, questa, la prima, è la relazione che lega l'andamento del coefficiente di portanza con l'incidenza. Il coefficiente angolare è fisso, è 0,092, praticamente per tutte le prime serie. Il termine noto dipende proprio dal valore di y max, da quant'è la massima altezza dell'estradosso, quindi che prendiamo da quella tabellina, rispetto a un piano su cui si appoggia il profilo. Quindi, abbiamo scelto il tipo di profilo, abbiamo determinato che coefficiente di portanza ci deve dare, ripeto, per questi profili la portanza è data. Il coefficiente di portanza dipende ovviamente dall'incidenza, che è misurata dall'angolo formato dalla W infinito con la corda al profilo. E adesso il prossimo passo è, in base alla caratteristica del profilo, andare a stimare che incidenza dobbiamo realizzare tra flusso e profilo stesso, flusso e corda del profilo. Quindi semplifichiamo, CPS circa pari a CP. In realtà questa soluzione non è del tutto vera, però facendola andiamo in favore di sicurezza. Pari, caratteristiche del profilo isolato che abbiamo scelto, 4,8 per Y max, massima freccia dell'estradosso rapportata alla corda, più 0,092 volte l'angolo di incidenza, quindi per il nostro profilo la massima freccia rispetto alla corda vale, abbiamo detto, 0,112 dai dati geometrici del profilo. Vogliamo ottenere un coefficiente di portanza a raggio interno che è pari a 0,94, calcoliamoci l'incidenza con cui la W infinito deve investire la corda del profilo, quindi I pari al CP desiderato meno 4,8 per Y max su L fratto 0,092. Otteniamo un'incidenza pari a 4,4 gradi.
facciamo a ottenere questa incidenza è quella tra la doppio V infinito e la corda, quindi quest'angolo che qui è segnato in rosso. Allora, questa è la parallela alla corda, che per definizione di angolo di calettamento presenta appunto un angolo di calettamento gamma rispetto alla direzione periferica. Questo è, è il beta infinito, l'angolo che la W infinito presenta rispetto alla direzione periferica. L'incidenza è esattamente la differenza tra beta infinito e gamma, l'abbiamo già visto anche a lezione. Quindi in realtà al raggio interno il nostro profilo dovrà essere calettato con un angolo gamma pari a beta infinito meno i per 2 riferito al raggio interno riferito al raggio interno. Quindi per raggio interno beta infinito valeva 31 gradi, l'incidenza ce la siamo appena calcolata, 4,4 gradi. Otteniamo un angolo di calettamento del profilo gamma i pari a 26,6 gradi. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Questa è la tabellina del profilo adimensionalizzato, quindi la freccia dell'estradosso e la freccia dell'intradosso dimensionalizzato rispetto alla corda. Adesso sappiamo quanto vale, al raggio interno sappiamo quanto vale la corda, quindi possiamo passare da quelle che sono le grandezze adimensionalizzate alle grandezze dimensionali. X andrà quindi da 0 a quanto abbiamo calcolato? 432 mm, corrispondentemente freccia dell'estradosso per L, abbiamo le frecce effettive dell'estradosso e quelle effettive dell'intradosso, possiamo disegnarci il profilo di base all'intradosso, al mozzo, al diametro, al raggio interno. Dopodiché sappiamo che questo profilo, per avere la giusta incidenza rispetto alla W infinito, che qui disegnata in nero, deve essere calettato con un angolo gamma. Quindi riportiamo anche la corda del profilo stesso, che è questa rappresentata in giallo, la retta su cui si appoggia, e lo orientiamo rispetto alla direzione periferica di questi 26,6 gradi, che è l'angolo di calettamento che ci siamo appena calcolati. Abbiamo di fatti disegnato il profilo della pala al mozzo. Dobbiamo adesso andare a sviluppare, noi qui nel caso che rappresentavo qui sono state sviluppate più macchine parziali, più sono state prese più in considerazione più linee di corrente. Adesso dobbiamo sviluppare gli stessi calcoli alla mezzeria e all'apice della pala stessa. D'accordo? Ora sono le 5:10. Aggiungiamo giusto un'ultima cosa. Quindi utilizzo per velocità, come ho fatto prima, sempre questo disegno. Diciamo questa lezione che
questo è il profilo che ha ottenuto a marzo. Allora, lo faccio piano, come se sia in realtà piano non è. Permette, faccio il suo ventre come se fosse piatto, di evidenziare quella che è la corda, di evidenziare quindi quello che è l'angolo di calettamento gamma. Il profilo appunto è montato in maniera da avere una certa incidenza I rispetto alla doppio V infinito, quella che abbiamo ottenuto dai triangoli delle velocità. Questa è la sua corda, L. Dovendo disegnare la vista assiale, l'altezza della pala che io vedo è la famosa corda assiale che abbiamo già introdotto studiando le turbine termiche assiali. Dovendo disegnare la vista in piano, invece, quello che vedrei è la cosiddetta corda circonferenziale, ossia la proiezione in pianta L con C della stessa corda. E a me dato che L con A è pari alla corda L per il seno dell'angolo di calettamento, L con C è invece la corda L per il coseno dell'angolo di calettamento. Quindi dovendoci preparare a disegnare anche le liste, la vista in pianta. La sezione mediana della macchina, possiamo calcolarci questi due parametri, corda L per il seno di gamma e corda L per il coseno di gamma, che ci danno appunto la corda assiale e quella circonferenziale, che a raggio interno, tutto questo ragionamento finora sui profili lo stiamo facendo soltanto al muso, pari a 193 mm, la corda circonferenziale invece è pari a 386 mm. Ripeto, tutto quello che abbiamo sviluppato dal momento in cui abbiamo imposto la solidità, io ho detto da adesso in poi ci facciamo un riferimento al raggio interno, vale per la linea di corrente che appunto passa al raggio interno. Quindi i calcoli relativi al CP, la solidità, i calcoli relativi al CP, l'angolo di incidenza, il profilo, l'angolo di calettamento e le dimensioni della corda assiale e della corda circonferenziale. La prossima volta proseguiamo sviluppando questi stessi calcoli alla mezzeria e all'apice, lì cambieremo un pochino modo di procedere. Per oggi ci salutiamo qui ragazzi.